Quest'anno Barcolana si arricchisce di una proposta culturale molto ampia con un focus sulla fotografia. Insieme ad Alessandro Sala e Tommaso Leonardi abbiamo infatti ideato una mostra fotografica dedicata al vento. Direte, ma come si fa a fotografare il vento, che è un elemento immateriale, qualcosa che non si può vedere, non si può toccare? Ebbene, Alessandro e Tommaso hanno chiesto a 38 fotografi italiani, fotografi emergenti, insieme a grandi nomi della fotografia italiana ed internazionale come Carlo Borlenghi, Monteleone, Pace, Balena ed altri, e hanno chiesto appunto di mandarci degli scatti nei quali raffigurano il vento. Ne è nata una mostra straordinaria che racconta questo elemento attraverso gli oggetti colpiti dal vento. Possono essere il mare, può essere il lago di Como in uno scatto di Carlo Borlenghi, può essere uno spinnaker, può essere la vela di un parapendio con lo sfondo del Monte Bianco, può essere una rivoluzione, il vento di una rivoluzione nel Medio Oriente, può essere il vento sacro che muove un tendaggio, può essere una foto di due bambini sulla spiaggia che giocano con un asciugamano, può essere un ombrello preso in una giornata di bora, fotografato da Massimiliano Pastrovicchio, può essere una donna, il velo di una donna che sembra un angelo. Insomma, un'esperienza a 360 gradi, dai mari di tutto il mondo, ovviamente il mare della Barcolana, fino al mare della Sydney Hobart, alla montagna con il K2, il Monte Bianco, una cascata di ghiaccio in una foto che sembra rovesciata. Insomma, un'esperienza veramente splendida per una mostra che ha una finalità benefica, perché il vento spinge le barche ma spinge anche la solidarietà. Sabato 8 ottobre alle 3:30, infatti, grazie alla collaborazione della Casa d'Aste Stadium, realizzeremo un'asta e il ricavato verrà devoluto in beneficenza per il Burlo Garofalo di Trieste, che quest'anno compie 160 anni. Una mostra bellissima che abbiamo realizzato insieme ad Alessandro Sala e Tommaso Leonardi, con il supporto dei nostri sponsor generali, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e Land Rover.